Noi dal 2007 abbiamo un bene confiscato alla Camorra nei quartieri spagnoli a via Concordia, quindi è inutile dire un altro quartiere molto particolare. In questo bene, seppur piccolo, cerchiamo di dare il nostro supporto la mattina come centro appunto per la famiglia, e il pomeriggio lavoriamo con i minori per fargli il semplice dopo scuola e per recuperare la legalità, e quindi anche con iniziative ludiche e tutto quello che è possibile fare. Dicevo, il bene è piccolino, per noi è stata una sfida, ci abbiamo provato e in effetti riteniamo sia piccolo perché la richiesta nel quartiere è diventata via via sempre più pressante. Su quel quartiere ci sono dei beni anche comunali non in uso e che vanno via via distruggendosi, ma nessuno li può, abbiamo fatto più volte anche richiesta al comune per poterli avere, ma tutto è molto nebuloso, e allora abbiamo deciso di costituire una rete con la scuola del territorio, con la parrocchia. Cioè abbiamo bisogno di spazi e tutti i privati che ci possono dare una mano ce la danno, perché il bisogno e l'emergenza che c'è in questo momento e sociale per l'Italia e nello specifico nei quartieri a rischio è così evidente che è bene scorciarci le mani. Allora noi chiediamo in questa fase, soprattutto alle istituzioni presenti, visto che c'è questo bisogno. Io pochi giorni fa sono stata a Roma ad un altro convegno e c'è il Presidente del Senato che ha fatto un'affermazione molto particolare che mi ha lasciato molto perplessa. Quando le istituzioni laticano è pericoloso che le istituzioni private, quindi noi tutti, cittadini privati, ci sostituiamo allo Stato.